L'impegno dell'albero e la vita è quello di produrre attenzione e sensibilità sui problemi che dilaniano trasversalmente la società. Viaggiatori invisibili, dicevo, è per noi oggi un momento importante. Da maggio 2010 abbiamo accolto la vita di questi ragazzi e l'impegno di cercare condizioni perché il loro passaggio in Italia potesse essere segnato da un momento di vita, di amicizia, da una presenza accogliente e rispettosa. Ciò che è mancato loro fin dalla partenza da un paese, l'Afghanistan, che è travagliato da più di 30 anni di guerra. La sistematica violazione dei diritti umani che ne fanno uno dei posti più inospitali dove poter nascere e crescere. Questa conferenza nasce dall'evidente necessità, lo ripeto, di collegare i tanti soggetti che sono attivi o che potrebbero e dovrebbero esserlo per ruolo istituzionale, per natura ed interesse, affinché possa essere individuato un approccio quadro ed azioni programmatiche ed efficaci a migliorare il quotidiano e il futuro di questi ragazzi. Volevo condividere però come apertura un'idea su cinque semplici parole che da un tempo guidano la mia riflessione. Come uomo appartenente a questa società, ma anche come padre. Queste parole sono ruolo, responsabilità, priorità, delega e controllo. Ma credo che sia importante oggi ribadire che assistiamo ad un equivoco sociale. Siamo immersi in un equivoco sociale, la deresponsabilizzazione personale. Il singolo, l'individuo, si sente deresponsabilizzato e demanda a un insieme non meglio e non ben sempre definito la responsabilità sui problemi della quotidianità e soprattutto la responsabilità sui problemi di coloro che meno possono perché meno hanno forza, meno hanno voce. Allora credo che il passaggio centrale sia cercare un'azione, una comunicazione che permette di comprendere e ritrovare la responsabilità personale. Perché soltanto come individui insieme credo sia possibile fare e svolgere un'azione a sostegno dell'altro. Ma ruolo significa anche restituire la responsabilità agli enti che per loro natura devono sopportarla, farla vivere e attraverso le loro risposte, appunto, dare orientamento. Infine, la priorità credo che non possa sfuggirci, sia quella irrinunciabile di creare spazio per il futuro, perché la nostra specie si è evoluta grazie alla visione aperta di una speranza, non soltanto alla riproduzione del quotidiano. E infine la delega e il controllo. Credo che sia necessario riaffermare la volontà di accogliere la delega che le istituzioni forzatamente devono dare a tutte le organizzazioni che, come loro braccio esteso, compiono l'ultimo miglio, cioè sono per strada, sono operative, raggiungendo il corpo, io poi aggiungo anche il cuore e la mente di questi minori cercano un altro spazio di vita. E alla fine il controllo. Io credo che sia necessario ribadire che noi come organizzazioni impegnate da tantissimo tempo nel sociale dobbiamo puntualmente, e questa è un'occasione importante per farlo, ribadire cosa è necessario aspettarci e cosa non deve essere, non può essere disatteso. Mi pare che il rapporto sottolinei con forza
il bisogno di arrivare a una nuova regolazione europea in materia di asilo, in particolare naturalmente in materia di asilo per i minori. È un problema molto serio, ci sono decisioni che sono state prese anche di recente, penso all'insieme diciamo, di quella regolazione che va sotto il nome di Dublino 2, che soprattutto oggi, anche in situazioni di emergenza, si dimostrano come decisioni che non possono essere gestite con questa rigidità e con questo carattere burocratico, perché contraddicono e rendono impossibile la ricerca di soluzioni. Il governo italiano ha parlato a più riprese negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, della necessità di arrivare a una nuova regolazione della questione dell'asilo in ambito europeo. Io sono d'accordo su questo punto, è un punto molto importante, però il governo italiano deve sapere che per avanzare credibilmente questa richiesta ci vuole una certa coerenza. Non è possibile con la mano destra avanzare la richiesta di una regolazione europea e con la mano sinistra prendere decisioni che contraddicono quei principi e quelle norme che la comunità internazionale e l'Europa hanno già stabilito. E questo è avvenuto troppo spesso nella legislazione passata e nei concreti comportamenti, e questo è diciamo, una scelta che ha tolto al Paese la credibilità che è necessaria per essere protagonisti di un'operazione così importante come quella della ridefinizione delle regole europee in materia di immigrazione e di asilo, in particolare per quanto riguarda i minori. Il terzo e ultimo punto di cui io voglio parlare, in poche parole, è questo. Riguarda, se voi sentirete, se leggete, chi lo conosce lo sa già, questo rapporto, uno dei punti che più colpisce è diciamo, il passaggio del viaggio. Il viaggio come diciamo, un lungo periodo, un periodo che lascia dei segni profondi nella vita delle persone, che ne condiziona probabilmente il futuro, che è un'esperienza nella quale diciamo, il rapporto fisico e psichico con la violenza arriva ai limiti del rischio della vita quando questi rischi non sono direttamente oltrepassati, perché sappiamo quanti siano le vittime di questi viaggi. Ecco, io su questo punto c'è un punto che non riesco a non collegare a quello che sta capitando in questi giorni negli arrivi dalla Nord Africa e dalla Libia. È una cosa impressionante che non ha il rilievo che dovrebbe avere. I morti in mare nel Mediterraneo sono più dei morti sotto i bombardamenti. C'è un'emergenza umanitaria, un disastro in corso rispetto al quale non si fa quello che sarebbe necessario. Il punto centrale della conferenza di oggi è sicuramente questo viaggio. Se avete un po' familiarità col tema o avete avuto modo di guardare un po' anche il dossier che trovate nella nostra cartellina, il viaggio è un elemento centrale. Il viaggio è un viaggio alla ricerca di un futuro diverso in Europa. Quali sono le destinazioni privilegiate di questi minori? Quindi quando partono, dove sperano di arrivare? Principalmente in Scandinavia, in Inghilterra, in Germania. È un viaggio che In tutti i suoi passaggi, proprio tutti, avviene in clandestinità. Ed è un viaggio che mira a fare richiesta d'asilo proprio in quei paesi, quelli appunto citati prima, che in qualche modo promettono una maggiore qualità di sostegno, di integrazione ai rifugiati. Queste sono le tratte, vedete si parte dall'Afghanistan, la tratta più comune, in verità ce n'è anche un'altra che passa dalla Russia, quindi dalla parte più alta. Però la tratta più comune è quella che vedete disegnata, passa dalla Turchia, arriva alla Grecia, arriva in Italia, poi dall'Italia arriva alla Francia e poi da lì fondamentalmente si smista verso due destinazioni, da una parte l'Inghilterra, dall'altra parte invece tutta la Scandinavia. È un viaggio, come ricordava prima anche il senatore Marcenaro, in buona parte affidato al lavoro dei trafficanti. È un viaggio lungo che può durare anche alcuni anni.
dove i minori sono costretti a fermarsi, a fare varie tappe, proprio anche per raccogliere il denaro con cui pagheranno i trafficanti per proseguire il loro viaggio. Un viaggio dove spessissimo le informazioni di destinazione, ma anche di tappe intermedie, sono mancanti o falsate dai trafficanti stessi, che chiaramente hanno interessi propri nel condurre la vita di questi ragazzi. È un viaggio irto di numerosi rischi. Rischi ce ne sono veramente tantissimi, ma ho segnalato soltanto i più rilevanti, che sono i tratti montani freddissimi tra l'Iran e la Turchia, o l'attraversamento del mare in Grecia, che viene affidato a loro in solitudine con dei piccoli canotti, o quello che più spesso sentiamo di quando si nascondono nei doppi fondi o aggrappati ai semiassi dei camion o dei bus per attraversare le frontiere. In questo viaggio molti muoiono, muoiono per assideramento, disidratazione, soffocamento, annegamenti, e molti altri scompaiono e vanno a finire in condizioni di schiavitù, soprattutto nei paesi, diciamo, più prossimi alla partenza. Il viaggio arriva verso l'Europa, è un viaggio problematico anche dell'approdo in Europa. La stessa Grecia, che è la porta d'entrata all'Unione Europea, non si rivela un momento familiare e accogliente per la vita di questi ragazzi. Forse il primo momento che possiamo descrivere tale è l'arrivo a Roma Ostiense. Innanzitutto, Roma Ostiense, forse già lo sapete, insomma, è uno snodo significativo di questo percorso, forse il primo snodo europeo veramente importante, dove vive da molti anni una comunità significativa di afghani, pashtuni e hazara, che vive da tempo ma con un basso livello di integrazione sociale. È un luogo dove i ragazzi, arrivando, trovano le condizioni per riprogrammare quello che è la loro migrazione intraeuropea, ed è un luogo dove rimangono mediamente, per quello che sono i dati che abbiamo, tra i 15 e i 30 giorni. Da qui il viaggio riprende verso altre destinazioni europee, che sono quelle che abbiamo detto prima, un altro snodo significativo sicuramente a Parigi. Va detto che i minori mirano a ricongiungersi con parenti, amici o presunti tali, ma lo vedremo poi più tardi nell'intervento in cui racconteremo della nostra esperienza ostiense. Buona parte dei minori in verità non sa dove sta andando, la destinazione è molto fumosa. Sicuramente due elementi sono centrali, come ricordava il nostro presidente all'inizio: una azione coordinata, che ancora per la mia esperienza è debole, un'azione coordinata tra tutti i soggetti interessati e istituzionalmente preposti, e soprattutto a rendersi conto che anche a livello istituzionale vanno coinvolti più livelli, proprio per gli aspetti di criticità che citavo precedentemente. Quindi sicuramente la cornice legale attuale deve riuscire a trovare qualche spazio per azioni di sostegno reali che riescano ad interessare e a intaccare la tematica nella sua specificità, e quindi riuscire a trovare un approccio pragmatico, così lo chiameremo durante questa conferenza, che possa considerare tempi, modi e criticità dei cambiamenti a livello del sistema, trovando delle soluzioni operative presto, in tempi brevi.